Allora, mister Francesco Conci, scudetto Under 17 maschile 2012-2013 Trentino Volley. Direi che la Basilicata ci porta bene dopo lo scudetto Under 16 due anni fa a Potenza. Siamo riusciti a fare il tris quest'anno, veramente un'esperienza fantastica. La semifinale di ieri sera con Treviso è stata una partita epica, siamo stati sempre a rincorrere, loro hanno avuto un match ball nel quarto set, nel tie break eravamo 11-7 con il cuore, grazie al contributo di tutti i ragazzi, compresi quelli che sono partiti dalla panchina, siamo riusciti a ribaltare una partita che sembrava compromessa. Concentrazione altissima questa mattina in finale contro Segrate, nonostante la stanchezza iniziasse a farsi sentire. Il pericolo poteva essere quello di rilassarsi e pensare di aver fatto il passo più difficile. Siamo riusciti ad approcciare bene la partita ed era sicuramente molto importante. Avevo chiesto ai ragazzi di fare uno sforzo, quindi di archiviare la stanchezza e tutte le energie che abbiamo speso ieri sera, ed era fondamentale riuscire ad approcciare così la gara. Il presidente Mosna inizia ad avere l'obbligo di ampliare la propria bacheca. Direi che dobbiamo fare un po' di spazio anche sul sito, dobbiamo, visto che hai detto che passerai a Segala, dobbiamo ampliare un po' la bacheca dei trofei. A chi vuole dedicare Francesco Conci questo scudetto? Abbiamo già dedicato a noi stessi per tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi tre anni, ce lo meritiamo. Due parole sui tuoi ragazzi. Sono strepitosi, dai, li nomino tutti: Carlo De Angelis, Lorenzo Codarin, Andrea Weller, Oreste Cavuto, Davide Dalla Torre, Mattia Bosetti, Mirko Cristofaletti, Luca Massacesi, Simone Giannelli, qua mi stanno boicottando praticamente, Tomasi Andrea, Paolo Zobele che non è venuto a queste finali che ha avuto un infortunio e Gianluca Galassi. Simone Giannelli, una stagione indimenticabile per te, scudetto Under 17 maschile qui in Basilicata, da schiacciatore dopo lo scudetto arrivato con la prima squadra. Sì, sono emozioni indescrivibili. Il primo scudetto con la Serie A è stato qualcosa di straordinario e questo con la 17, questo con la 17 è anche questo stupendo e sono contentissimo. Sì, è un po' grosso, però dai. A chi vuoi dedicare questa vittoria? A tutti noi e a tutto lo staff. Perché sei forte tu. Cosa ne pensi a posteriori di queste finali nazionali? Siamo stati molto bravi a essere lucidi in momenti importanti e siamo più forti noi di tutti. Ragazzi, due parole sulla vostra squadra. Beh, è una squadra stupenda, abbiamo disputato una buona finale nazionale e niente, questo è il risultato di tutta la manifestazione, siamo contenti tutti. Onorare la maglia di Trento che di scudetti sul petto inizia ad averne tanti. Dai, speriamo di averne ancora tanti perché siamo giovani. Il futuro di questo gruppo? Continuare a impegnarci e vincere uniti tutti insieme.